Verso le elezioni regionali, le interviste di Newstown ai candidati. Iniziamo oggi, siamo nel comitato elettorale di Americo Di Benedetto ed Emanuela Iorio del Passo Possibile, che è anche il comitato elettorale in città di Giovanni Legnini. Di Benedetto e Iorio sono candidati nella lista cosiddetta del presidente, e che dall'11 di febbraio sarà invece a tutti gli effetti la casa del Passo Possibile. A questo ci arriveremo. Io prima ringrazio innanzitutto di averci accolto, Americo Di Benedetto. Grazie. Buongiorno. A voi, buongiorno. Ci ritroviamo un anno e mezzo dopo e la prima domanda di Benedetto è forse scontata, ma insomma, come mai ha deciso di tornare in campo, di rimetterci la faccia e di candidarsi ad una competizione così complessa come quella delle elezioni regionali? È un momento, quello che sta vivendo il paese, ma anche quello che sta vivendo la città particolare, dove la cosa più semplice sarebbe stata quella di stare alla finestra a guardare. È chiaro che non è che è stato per una pura casualità, è stato il risultato di un percorso, la scelta di candidarmi, fatto all'interno del gruppo che, come ben diceva lei, è rappresentativo di una struttura sia istituzionale, il Consiglio Comunale, sia diffusa in città. E quindi è accaduto perché? Perché poi quando si fa politica ci si deve misurare, non si può pensare di aspettare il momento più opportuno, quella è utilità. E siccome la proposta che è stata fatta da Giovanni Legnini, con il quale io ho interloquito, francamente fino alla metà di dicembre io non avevo minimamente maturato questa idea dentro di me, e quindi neanche l'avevo prospettata alle persone che mi vogliono bene e che mi stanno vicine. La proposta di Legnini, quando ho visto che era in linea perfetta con quello che noi abbiamo provato a fare in città un anno e mezzo fa, è stata una proposta che si doveva difendere e doveva in qualche modo essere messa nelle condizioni di avere il nostro contributo. Questo vale sia per il discorso regionale, quindi di un dimensionamento territoriale più ampio, perché Giovanni Legnini fa una proposta di governo della regione, si è aperto a tutte le forze in maniera diffusa, perché quando si governa non ci può essere, diciamo così, la chiusura, ci deve essere un'apertura di condivisione che possa partire da elementi precisi e puntuali che sono quelli per l'appunto di non si può costruire sulla contrarietà una proposta, non si può costruire su una contrarietà a quello che non si è fatto, anche se può essere legittimo, ma sicuramente non si può costruire ancor più con una contrarietà sulle persone. Quando ho interloquito con Giovanni Legnini ho capito che molto probabilmente era giusto che si facesse insieme questo percorso. Lo dovevo alla città, lo dovevo a chi con me ha sofferto dopo la sconfitta di un anno e mezzo, quella sconfitta rocambolesca. C'è un rapporto, diciamo, con quanto accadde un anno e mezzo fa, in questo senso, in un qualche modo oggi tutti celebrano il modello Legnini, questo modello di nuovo centrosinistra, anzi meglio non dirlo centrosinistra, coalizione progressista, ma dove sono dentro anche i liberali, i cattolici, i moderati, insomma una coalizione larga che sembra essere un modello possibile anche a livello nazionale. Ecco, lei ci aveva provato all'Aula e forse non era stato visto così il suo di esperimento. È anche un modo per, come dire, fare un po' i conti con quello che è accaduto un anno e mezzo fa. Beh, è stato molto più complicato, perché è di tutta evidenza che le primarie fatte in città non sono state delle primarie dove la città aveva in maniera diffusa un paniere di candidati tra cui scegliere. In realtà c'era un candidato che rappresentava il Partito Democratico ed io con un ulteriore candidato che casomai ha tolto sicuramente più voti a me rispetto all'avversario, e quindi quelle primarie in realtà hanno segnato la mia vittoria verso il Partito Democratico Cittadino, credo che sia indiscusso questo, e che ha portato una lacerazione, ma non volontaria, perché quando tu contrapponi due anime così forti generazionalmente in linea, ognuno di noi ha i suoi mondi e la prima rivincita si prende alla prima occasione. Quindi non è che c'è stata una volontà, ma nei fatti è accaduto qualcosa di difficile, che tra l'altro rispetto alla proposta di Legnini aveva delle disfunzioni, la mia, perché un sentimento di non condivisione c'era,
prima delle primarie, come avete visto, quando io venivo casomai attaccato per i lavori che facevo, per la mia disponibilità anche da forze che poi sono state a me vicine, o comunque venivo attaccato in maniera come vengo attaccato ancora, parliamoci chiaramente, ci sta, non c'è una grande disponibilità da una parte politica nei miei confronti, non c'è mai stata, ma molto probabilmente perché si nota questa storia differente, che il PD di allora io pensavo potesse superare, in realtà c'è stata l'esaltazione di contrarietà di due modi di vedere dentro al partito, a maggior ragione chi era fuori. È successo quello che è successo, ma la proposta era valida, e lo era perché noi avevamo, nel momento in cui con tanto sacrificio eravamo riusciti a costruire una sintesi sulla mia persona, perché pure lì non è che si parlasse di coalizione, perché se io avessi dovuto parlare di coalizione in realtà difficilmente si trovava nel risultato delle primarie la presenza di tutti i componenti della coalizione. Cioè, se dovessi fare una ponderazione, la parte che ha votato me era proprio minoritaria rispetto a tutto il gruppo che poi ha affrontato le primarie, e quindi ha generato la mia proposta, una proposta di continuità, come dice Legnini, sulle cose buone che la precedente amministrazione della città aveva fatto e che comunque erano state attaccate, ma che comunque a distanza di un anno e mezzo sono peggiorate. Guardate un po' il progetto Casi, quindi adesso la verità è ben fuori, e c'era un'innovazione di energia, anche di modo di relazionarsi con le persone. Io ho un modo totalmente fuori dalle regole della politica, le persone hanno un rapporto con me per quel che sono, cioè sono una persona atipica con una grande disponibilità e con una buona dose di educazione, che credo che sia la base da cui partire se uno decide di mettersi a disposizione degli altri. Quando tu decidi questo, non puoi dopo le lezioni o prima non ascoltare, perché è troppo bello farlo in queste circostanze, no? Le persone devi essere disponibili nei loro confronti sempre, perché l'hai scelto tu di stare a loro disposizione, nessuno ti viene a chiamare per dire di impegnarti pubblicamente. Quindi, tornando a quel ragionamento, noi avevamo una proposta di governo della città, sapevamo quelle che erano le criticità, comprese quelle intestine all'amministrazione comunale, intesa come claudicanza della struttura, perché il comune dell'Aquila già era sotto organico in una situazione ordinaria, con quella straordinaria evidentemente solo un folle poteva pensare di stare a governare la città di Milano, di Firenze, dove chiunque ricoprisse il ruolo di sindaco avrebbe avuto comunque una struttura che avrebbe risolto molti problemi. Non è così, l'Aquila, il sindaco deve occuparsi direttamente dell'amministrazione, deve avere non una pratica amministrativa, una cultura amministrativa, deve avere una squadra, avrebbe dovuto avere una squadra perché oggi non ce l'ha, dedita all'amministrazione a tempo pieno. Non è possibile fare la libera professione e l'assessore, il dipendente e l'assessore, lo avrebbe dovuto fare, almeno se avessi scelto io, con un minimo di qualità riconducibile all'assessorato che dovevi seguire, alle competenze che necessitavano, e lo dovevi fare per 5 anni, perché quello era il tempo necessario per maturare una proposta nel primo periodo, un'idea e una concretizzazione della stessa. Credo che tutto questo oggi in città, ahimè, perché io in un anno e mezzo qua nessuno oggi in questa campagna elettorale può sognarsi di dire che io lavoro contro la città. In un anno e mezzo avete visto il mio stile in consiglio comunale, non ho minimamente cambiato il mio modo di essere, e credo che questo sia indicativo, perché il modo di essere di una persona, se è di qualità reale, inteso sempre con il principio della possibilità di essere disponibili, educato, le fondamenta, in genere viene meno nei momenti di difficoltà. Quante persone sono uscite per il loro essere dopo il terremoto? Perché è un momento di difficoltà dove saltano tutti gli schemi. Certo, la politica è un'altra cosa, l'amministrazione è un'altra cosa, ma comunque uno può essere segnato nel suo intimo, nei suoi sentimenti, avere delle reazioni sgangherate. Io sono sempre me stesso, non vado mai alla ricerca di contrapposizioni che fanno male, fanno bene casomai alla mia visibilità perché sto su un giornale oppure critico una cosa, ma fanno male alla città, perché la città oggi, ognuno ha un ruolo, deve cercare di andare avanti il miglior modo possibile. Oggi c'è un'occasione di rimettere un po' la palla al centro. Io l'ho definita la partita del cuore per me, perché si rimette questo passaggio, lei questo l'ha ripetuto più di una volta, si comprende che per lei questa non è una semplice sfida elettorale, ma forse io c'è anche qualcosa di più. C'è qualcosa di più perché c'è il futuro del mio impegno politico. Cioè, io credo che la politica si faccia se le persone
sono in linea col tuo modo di essere e dedicano a te attenzione e consenso. Non si può pensare di esercitare un ruolo politico non spendendosi e facendo una tattica da sacrestia in base alla quale tu non esci fuori se non nel momento in cui è più utile per te. Io oggi voglio capire se la città ancora pensa che io possa essere insieme ad altri una persona impegnata per la stessa, e non posso che verificarlo attraverso l'intenzione di voto che la città avrà nei miei confronti. Non è decontestualizzata rispetto a quello che è accaduto un anno e mezzo fa, è una prova di resistenza, e questo aiuterà sia a capire gli errori che si è fatto nel momento in cui, gli errori che si sono fatti nel momento in cui qualcosa di contrario anche dentro la mia parte è venuta fuori, e quindi capire che se la città oggi si dice essere in condizioni di difficoltà, molto dipende anche da errori nostri, e si dimostra anche, riportando un po' le cose in chiaro, un ridimensionamento di un qualcosa che in maniera rocambolesca ha dato una prospettiva politica a questa città, che è quella dell'attuale governo, e cioè per il bene della città un calmieramento a un'ipotesi di, diciamo così, di forza indiscussa e di delirio di onnipotenza, credo che sia utile per rimettere un po' in carreggiata un'amministrazione che, con tutte le difficoltà, con tutte le esigenze che ci sono, ma dovrebbe in qualche modo fare un'analisi un po' più approfondita del risultato gestionale che, dopo un anno e mezzo di attività, ancora io non riesco a vedere. Può darsi che mi sbagli, dopo un anno e mezzo i risultati è chiaro che non possono esserci, ma io non vedo un'idea di programmazione su quello che il tempo che ci separa fino alle prossime elezioni comunali necessariamente dovrebbe essere come acquisizione di un risultato. In questo anno e mezzo non ho visto o non ho percepito quello che in realtà questa amministrazione comunale ha idea di fare per la nostra città. E le elezioni regionali non sono contestualizzate, perché le elezioni regionali aiuteranno anche la città a aggiustare il tiro, al di là di chi la governa, al di là di chi la governa. L'ultima domanda che volevo farle: lei ha un ruolo importante perché è capolista sulla provincia dell'Aquila della lista del presidente, quindi quanto di più espressione, diciamo, del progetto politico di Legnini inteso su tutto il territorio regionale. Ecco, se l'11 febbraio dovesse essere eletto e si dovesse ritrovare in consiglio regionale, secondo lei qual è la priorità per l'Aquila in questo momento e più in generale per l'area interna? Allora, abbiamo parlato di città dell'Aquila, io ho sempre lavorato però in tutto il comprensorio, ho avuto ruoli di riferimento di politico di parte in tutta la provincia dell'Aquila, ho amministrato una società che ha lavorato su 36 comuni del comprensorio, ho fatto il sindaco di una piccola realtà, ho avuto ruoli importanti anche nell'ambito della mia professione che mi hanno aperto una dimensione territoriale più ampia. Io sono il capolista della lista di Legnini presidente, la sua lista, e in provincia dell'Aquila ha detto che Americo Di Benedetto è la sintesi di quella lista, lo ha detto a Teramo con l'emerito rettore dell'Università degli Studi di quella realtà, lo ha detto a Chieti con il rettore, la rettrice del convitto nazionale preside del liceo classico, lo ha detto a Pescara con la preside dell'istituto statale alberghiero, il più grande e frequentato del centro-sud. È una lista che chiaramente poco ha a che vedere con la parte, men che meno con la parte politica, ha a che vedere con un profilo di idea di governo che il presidente Legnini ha e che lo declina attraverso alcune persone. Io ho avuto l'onore di poter stare in un contesto di questo genere, quindi se dovessi diventare consigliere regionale, io mi auguro che più del mio risultato, mi auguro che possa diventare governatore giovane Legnini, perché è garante di tutti al di là della prospettiva del sindaco. Ma se dovesse accadere, come mi auguro che accada, io sarò attento a quello che riguarda il futuro della città dove vivo, attento a filtrarlo in una provincia interna e a rappresentarla in maniera adeguata. Io devo dire che in questi giorni ho tante sollecitazioni da parte di tutte le realtà, perché conoscono il mio profilo non campanilistico, ma come dicevamo prima, così come la ponderazione sta nella valutazione dei risultati, perché il vento tira in una certa maniera, quindi quando si farà l'analisi del voto l'11 bisogna capire pure la forza in un momento di debolezza. Lo si deve fare anche a un livello dimensionale più ampio, e devo dire che la più grande soddisfazione è che da tutti i territori della provincia io ho
anche alla luce dell'esposizione mediatica che ho avuto un anno e mezzo fa, ho dei segnali importanti di grande disponibilità e di grande apprezzamento per il lavoro che mi accingo a fare. Poi esiste solo una regola, perché in campagna elettorale è facile chiamare le persone ed essere disponibili con loro e dire quello che si farà. Io credo che dopo la campagna elettorale, soprattutto se uno ha un ruolo, deve continuare a chiamare le persone, a rispondere alle loro istanze, a non demagogicamente far prima promesse che poi non vengono mantenute, ma cercare di dare ascolto e avere la consapevolezza del problema che la persona ti propone per poter spiegare anche il motivo per il quale non si può superare, e avere una buona dose, io dicevo, pratica amministrativa rispetto alla cultura amministrativa della conoscenza della pubblica amministrazione, che non è di secondo livello, per poter interloquire in maniera paritetica con le strutture degli enti pubblici locali in generale, in particolare della regione Abruzzo, per dare un contributo positivo alla risoluzione dei problemi, alla programmazione degli stessi, al superamento delle criticità che questa regione vive, perché è una regione, diciamo così, che ha una consistenza numerica limitata, ha una posizione strategica importante, ma ha criticità nel mondo della sanità, nel mondo del lavoro, nel mondo, diciamo così, di tutti quei servizi che soprattutto nelle aree interne, ed ecco il discorso di provincia allargata, non possono essere non dati e non possono essere contemperati con la giusta funzione che un paese civile deve esercitare, che è quella della solidarietà. Quindi evitare dispersioni di spesa pubblica dal profilo, non voglio dire clientelare, ma utilitaristico, e concentrarla sull'elargizione dei servizi e della disponibilità nei confronti dei cittadini. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi e viva il lupo.